Nome e cognomi. Chiara Succol. Martina Morossi. Età che darebbe alla sua collega. 22. 35. Qual è l'argomento della sua tesi di laurea? Edifici religiosi e popolamento nelle pianure veronesi nell'alto medioevo. L'autore è sempre un bugiardo, è il titolo della mia tesi di laurea magistrale. Racconto come un autore, nello specifico Emmanuel Carrer. Giochi un po' con il lettore nel fargli credere che tutto quello che lui dice è verità. In realtà la letteratura è fatta fondamentalmente di finzione, quindi di diversi livelli di finzione, quindi di bugia da parte del lettore e da parte dell'autore, quindi ho lavorato un po' su questo argomento. Cosa insegna? Italiano, storia, diritto. Italiano e storia. Da quanti anni lavora a San Marco? Dal 2017. Dal 2022. Completi la frase. Per me insegnare è? Per me insegnare è innanzitutto educare e poi trasmettere, ma anche raccogliere. Per me insegnare è cercare di trasmettere il più possibile, ma anche imparare insieme agli studenti con i quali si vive il percorso didattico. Secondo lei, per quale motivo gli studenti odiano l'italiano e la storia? Questa è una bella domanda. Potrebbe essere perché forse richiede un impegno in alcuni momenti sostanzioso, forse anche perché richiede di andare oltre i propri limiti, o forse anche perché ci si fa delle domande e magari non si ha tanta voglia di fermarsi e riflettere e entrare dentro se stessi. Poi ovviamente forse anche il percorso scolastico che i nostri studenti hanno vissuto potrebbe essere una causa della loro fatica. Gli studenti tendono ad odiare, non tutti, però alcuni apprezzano effettivamente italiano e storia, perché effettivamente è impegnativo ogni tanto farsi delle domande, e sia il percorso di letteratura sia il percorso di storia permette e impone anche di porsi alcuni dubbi, alcune domande, alcune questioni che riguardano anche in realtà la nostra esistenza e il senso che le diamo. E quindi sicuramente sì, una di queste ragioni è proprio la fatica. E d'altra parte credo che sia anche un gran peccato, perché in genere la si odia perché non si è mai stati abituati magari ad apprezzarne anche il valore, il senso e anche l'utilità in certi casi, perché effettivamente poi con le domande si cresce, ci si forma, ed è un gran peccato, ecco. Quindi la lettura è un principal modo, credo che potrebbe essere un buon modo per odiare di meno la lettura stessa, ecco. L'errore grammaticale più aberrante che abbia mai incontrato? Sicuramente l'uso scorretto del congiuntivo mi fa capottare. Faccio un esempio. Un giorno uno studente in classe mi ha detto: come va, prof? Mi auguro stabbia bene. Ecco, io gli ho detto: stavo bene fino a un secondo fa. Io detesto e faccio molta, molta, molta fatica a non correggere gravemente i pronomi relativi non concordati in genere e numero. È una cosa veramente che mi fa capponare la pelle. Ora, Mimi cosa avrebbe fatto allo studente responsabile di quell'errore? C'è una figura che è per lei di ispirazione e per quale motivo? Direi Don Bosco, perché per me è fonte di ispirazione, mi ispiro a Don Bosco soprattutto per le esperienze che ho vissuto nella mia vita e per le persone che ho incontrato che soprattutto nella mia giovinezza e adolescenza erano appartenenti all'ambiente salesiano, quindi sicuramente la figura di Don Bosco le raccoglie un po' tutte e forse anche è un po' la fonte a cui loro si sono ispirate, quindi direi San Giovanni Bosco. Quando penso a una persona alla quale mi ispiro, io penso al mio professore di italiano e latino delle superiori,
non ho frequentato l'ambiente salesiano, ma ho incontrato una persona che veramente si prendeva a cuore la storia personale di ciascuno studente. Mi sono trovata di fronte a una persona veramente che mi ha voluto bene e che si preoccupava enormemente anche delle nostre vite, del personale. È una cosa che ho sempre apprezzato di lui, che vedo e forse credo anche di aver preso da lui un po', è questa. Lui si arrabbiava moltissimo quando sceglievamo, piuttosto che prenderci un 3 per aver fatto una serie di errori nella versione in latino, preferivamo copiare. Non parlo naturalmente di me, però ci sono stati dei casi in cui alcuni miei compagni hanno deciso proprio di copiare la versione di latino e ricordo una delusione però molto triste nei suoi occhi nel rendersi conto che effettivamente era stata fatta la scelta più semplice rispetto a quella più onesta, ecco. E questa è una cosa che ho apprezzato sempre tantissimo di lui, perché si dispiaceva proprio profondamente. Ci racconti una passione, un hobby che coltiva nel tempo libero? Un hobby che coltivo nel tempo libero sicuramente è la lettura, ecco, per me è un momento necessario della mia giornata e quando non riesco a leggere un po' ci soffro, ecco, sento che mi è mancato nelle giornate quando non ho l'occasione di farlo e leggo molto, insomma, un po' a spazio un po' tutti i generi. Aggiungerei, magari qui a scuola tanti lo sanno, insomma, che ho anche l'hobby della montagna, però chiaramente non ci vado tutti i giorni, ecco, quindi a livello di tempo magari ce ne investo meno, però è una grande passione per me le escursioni in montagna, le salite e arrivare in cima è una cosa che mi appaga tantissimo. Sicuramente è un hobby al quale mi dedico spesso, anche se non quanto vorrei, è la lettura. Non leggo moltissimo, però tendenzialmente provo a farlo quando ho tempo, ma faccio molta fatica, soprattutto in quest'ultima fase, insomma, l'ultimo periodo della mia vita. Un altro hobby che potrei far entrare tra i miei è quello di dedicarmi a piccoli lavori di bricolage, ma un bricolage relativo più agli oggetti decorativi. A me piace moltissimo ad esempio creare dei piccoli quaderni con delle copertine colorate attraverso l'assemblaggio e con il cucito, il filo della copertina e alle volte mi capita anche proprio di incollare carta da parati sul cartoncino per creare dei quaderni che poi regalo decorati con nastrini, con bottoni, è una cosa un po', sì, un po' mia, ecco, che in realtà non ho mai detto a nessuno. Se avessi una macchina del tempo, in quale epoca storica vorrebbe viaggiare o quale personaggio vorrebbe incontrare e per quale motivo? Vorrei sicuramente incontrare Winston Churchill, ritengo sia un personaggio molto interessante della storia e penso che gli farei parecchie domande su alcuni snodi in cui si è trovato coinvolto e gli chiederei come ha fatto a prendere delle decisioni così importanti e il peso un po' che ha dovuto sostenere in alcuni momenti topici della storia a cui lui ha partecipato. E anche, secondo me, è un personaggio interessante con cui passare del tempo a conversare. Se ne avessi la possibilità, credo proprio che mi piacerebbe incontrare Giuseppe Ungaretti. Credo che sia un poeta del Novecento particolarmente interessante, naturalmente certo per il suo vissuto, ma anche per l'approccio che ha allo strumento attraverso il quale ha espresso anche il suo pensiero, i suoi stati d'animo e le sue esperienze personali, naturalmente quello della poesia. Mi affascina particolarmente perché il suo approccio alla vita è veramente quello di un attaccamento strenuo al di là di tutte le situazioni che ha potuto vedere, a cui ha potuto assistere, è sicuramente un approccio che io faccio anche mio nella mia quotidianità, quindi credo che sia la persona con la quale vorrei conversare anche per capire come lui percepiva la poesia e come funziona anche il processo creativo, ecco, quindi questa è una cosa che mi interesserebbe molto chiedergli. Qual è il suo scrittore preferito e perché? Paolo Cognetti, perché ha una grande capacità di approfondimento dei personaggi
E sia all'inizio della sua carriera, quando scriveva racconti, che ora in cui si focalizza più su romanzi. Sicuramente mi piace molto anche il suo approccio alla vita, perché è una persona che ha scelto di vivere in montagna, ecco, con poco, e quindi sì, mi trovo in sintonia con lui, col suo modo di vivere e anche con le storie un po' che racconta. Sicuramente, ecco, mi piace molto anche perché gli ultimi romanzi sono tutti ambientati in montagna, di fatto. Il mio autore preferito è Italo Calvino. Io sono legatissima a un suo romanzo, Il barone rampante. Per me è veramente è un romanzo simbolo un po' anche della mia adolescenza, quindi è una ragione per cui veramente è la ragione per cui sono molto legata a questo romanzo. Anche questo mi ricorda molto del mio passato. Mi piace moltissimo Italo Calvino anche perché ha un approccio alla creazione di mondi possibili molto, molto interessante. Addentrarsi nei mondi che crea ci dà la possibilità di vivere la letteratura per quella che effettivamente è, cioè il fatto della possibilità di creare tutto quello che desideri, di vivere un mondo anche, diciamo così, da un certo punto di vista estraneo alla realtà, però molto simile alla realtà. Infatti uno degli ultimi scritti che ho letto di Italo Calvino è stato Marco Valdo e Le stagioni in città, ed è molto interessante perché dà una descrizione degli ambienti cittadini però sempre relazionati alla natura, e c'è un tentativo anche di valorizzare la natura che è stata persa in realtà poi all'interno del romanzo. Se avete modo di leggerlo, io ve lo consiglio, ed è secondo me un po' un approccio che Italo Calvino spingeva anche le persone del suo tempo a pensare, e adesso più che mai credo che ricollegarsi un po' a quella natura che anche lui stesso descriveva potrebbe essere una buona soluzione per noi per ritrovare un po' anche il senso di alcuni ambienti al di là del cemento, ecco, grigio delle nostre città, che spesso vediamo che è quello che noi vediamo attorno a noi quando camminiamo, insomma, al di là della natura che ci siamo un po' privati da soli. Il messaggio di Don Bosco che sente più suo. Per fare il bene ci vuole un po' di coraggio. Studia di farti amare. Saluti gli studenti con i versi di una poesia che le piace. Che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un verso, che è una poesia di Walt Whitman. Però consiglio agli studenti anche di leggere una poesia un po' più lunga ma proprio bella, che si chiama Bello mondo di Mariangela Gualtieri, e che è un lungo, lungo ringraziamento alla vita in ogni sua piccola sfumatura. Io non ho il dono della, diciamo così, della memorizzazione dei versi, però sicuramente una poesia che mi viene in mente è La ginestra di Leopardi. È un lungo componimento, è molto impegnativo sicuramente, però ha dei messaggi veramente che ci possono essere molto utili e ci possono far riflettere anche sul nostro presente. Si tratta fondamentalmente dell'ode a questo fiore, la ginestra, che Leopardi descrive come un fiore che resiste anche alle difficoltà della vita, considerato che Leopardi lo osserva che cresce sulla schiena del Vesuvio, la descrive così, ed è un fiore che resiste anche in un ambiente totalmente inospitale, arido, privo di possibilità di vita. Fa un parallelismo con l'uomo che si trova tante volte nella sua vita a vivere delle circostanze che sicuramente non lo aiutano e che lo mettono in grande difficoltà. Tuttavia il messaggio che lascia alla fine di questo lungo componimento Leopardi è quello di speranza e di resilienza, quindi quello di riuscire a resistere anche alle difficoltà che la vita presenta a ciascuno di noi, e quindi naturalmente all'uomo che deve convivere quotidianamente con i propri limiti. Io credo che questo sia il messaggio che se potessi vorrei lasciare, e naturalmente anche, diciamo così, parafrasandolo in termini anche più contemporanei, la nostra più grande libertà quando si tratta di prendere delle scelte è scegliere di come reagire alle cose che ci succedono, alle cose che ci accadono. E secondo me, in un certo senso, Leopardi intendeva proprio questo. Ciao ciao! Ciao!